Buongiorno, in questa giornata assolata romana siamo in compagnia della professoressa Antonella Colonna Vilasi, autrice della trilogia Le agenzie di intelligence. Buongiorno Antonella. Buongiorno a voi. Di che cosa tratta la trilogia? La trilogia è una trilogia appunto composta da tre volumi che trattano la nascita, l'organizzazione e la struttura delle maggiori agenzie di intelligence internazionali. Il primo volume è dedicato alla all'intelligence americana, che è formata da 17 agenzie, tra cui le più importanti sono la FBI, la CIA e la National Security Agency. Inoltre il primo volume tratta della nascita e l'evoluzione dell'intelligence russa, dalla CECA al KGB, sino alla dissoluzione del KGB nel 91 e la nascita dell'intelligence russa. Poi sempre il primo volume tratta dell'intelligence cinese, intelligence più sconosciuta. Il secondo volume tratta invece l'intelligence community europea, italiana, francese, tedesca, spagnola, inglese e così via, e l'intelligence delle nuove repubbliche socialiste, ex repubbliche socialiste, quindi i Balcani, la Romania, la Bulgaria, eccetera. Il terzo volume invece tratta l'intelligence sudamericana, in particolare il Brasile, l'intelligence medio orientale, l'egiziana, la siriana, l'OLP, il Mossad israeliano e l'intelligence di altri paesi. Il ruolo dell'intelligence all'indomani della caduta del muro di Berlino e della fine della guerra fredda. All'indomani della caduta del muro di Berlino nel 1989 l'intelligence è completamente e radicalmente cambiata. Infatti sono cambiate le sfide alla sicurezza nazionale e alle sicurezze delle moderne democrazie occidentali. Il mondo è non più diviso in blocchi, non è più bipolare, vale a dire paesi NATO e paesi del patto di Varsavia, ma è multipolare, le minacce sono asimmetriche, sono emergenti, il nostro nemico è spesso oscuro e sconosciuto. Non ne parli nella tua trilogia, che trovo molto interessante e ben dettagliata, che cos'è l'entità? L'entità è uno dei più efficienti una delle più efficienti agenzie di intelligence internazionale sarebbe l'Ordine Planum, vale a dire l'intelligence, lo spionaggio vaticano, della città del Vaticano. Il Vaticano è una struttura, è una realtà internazionale radicata nelle missioni, nelle delegazioni pontificie, nelle parrocchie, quindi radicata in tutto il mondo. L'entità è quindi veramente uno dei più efficienti servizi di intelligence che combatte ed opera in nome di Dio e della fede. Ti ringraziamo, auguri e complimenti. Grazie a voi, buongiorno. Fammi vedere.